Iniziai a percorrere quell'antico sentiero da selciato di fiori ed erba fresca, addentrandomi così in un mar di suoni soavi. Camminando fra quegli antichi alberi, osservavo il sottobosco chiaro, composto da foglie secche, muschi rigogliosi in cui risiedevano un'infinità di forme di vita, farfalle, piccoli e grandi ragni che con le loro ragnatele creavano dei piccoli sbarramenti invisibili ai miei occhi. Ottottri nelle varie fasi di sviluppo. E molti altri insetti svolazzanti. Ogni tanto mi fermavo per guardare più accuratamente quell'intricato paesaggio di piante e arbusti, alla ricerca di qualche scorcio o forma di vita inconsueta. Tra sentieri nuovi e corsi d'acqua asciutti, scoprii dei funghetti maturi e alcune limacce rosse che ad Omir sembravano dedicare il loro tempo. Nel mentre che perlustravo quel nuovo sottobosco, calpestando quel substrato di vita a me ignota, mi trovai in un luogo dove una fonte d'acqua apparve ai miei occhi. Il luogo sembrava avvolto da una pace celestiale e le forme degli alberi e dei ceppi agli occhi miei apparvero subito come la casa di qualche folletto dei boschi. E forse uno proprio mi stava ad osservare. Senza neanche accorgermi della sua presenza, continuai il mio viaggio all'interno di quella selva, bella e antica. Il mio cammino mi portava ad osservare attentamente quel luogo, ascoltando come se fossi stato ad un concerto la musica della natura che instancabilmente mi stava accompagnando nel mio giro all'esplorazione di quei fantastici luoghi selvaggi. Seguendo svariati sentieri, mi ritrovai ben presto in un luogo che di nuovo fantasticare fece la mia mente. Un corso d'acqua stagnante era attraversato da un ponticello antico forse quanto il bosco e che all'impressione mia mi dava di essere in quelle lande desolate delle paludi della Florida, decantate nei film a loro dedicati. Tra un rumore assordante di zanzare e insetti svolazzanti, mi aggirai per qualche tempo in quel luogo sconosciuto ai più. Finché l'ora, che avanzava inesorabile, si fece tarda per me e ahimè dovette riprendere il cammin verso casa. Un'altra fantastica giornata era alla fine. Lasciai quei posti ai loro legittimi proprietari e tornai felicemente a casa con la mente piena già di nuovi sogni e nuove avventure.